di rispondere velocemente alle tre domande e poi solo un accenno alle questioni poste da Enrico e Cristina, ma da Enrico qui. Io mi scuso per non avere risposto prima, ma a parte il sovraccarico di lavoro, quando vi ho dato una prima risposta vi ho detto che il vostro argomento era una lettera molto interessante, volevo pensarci e ragionarci sopra. Io ho detto all'inizio che questa è la parte iniziale di quello che spero sia un dialogo. Allora, io spero e sono convinto che nella prima domanda l'espressione capitale umano degli economisti esistenti sia stata usata con disgusto, non solo per la parola economisti, ma soprattutto per l'accoppiata capitale umano. Non sono così sicuro di avere capito la connessione tra l'inizio e la fine, perché la chiusura è: non dovremmo cercare delle alleanze esterne. L'inizio è il ricordarmi che dopo la svolta ad U, ma per me, francamente, anche un po' prima, no? Ci sono stati vari cambiamenti radicali. Allora, consentitemi di essere un po' brutale. L'economista nasce come consigliere del principe, sostanzialmente. Deve esserci un principe, poi possono essere bravissimi e così via. E secondo, vive nella società. Allora, se la società degli anni 60 e 70 era una società in cui si riaprivano, non per qualche naturalità, degli spazi di un conflitto e si aprivano dei possibili principi, tra virgolette. Cioè, Josef Halevi ha citato per esempio il sindacato. Molti dei giovani economisti di allora hanno lavorato intensamente per il sindacato, o non trovavano problematico scrivere in quelle che erano le vere riviste di serie A di allora, che erano Quaderni Rossi, che erano la rivista trimestrale, che erano Quaderni Piacentini. E potrei andare avanti. Ieri a Milano ho raccontato che il mio pezzo, che credo sia il primo in Italia, insomma, sulla scuola della regolazione, lo feci leggere a Michele Salvati. Era già il Michele Salvati dopo la svolta ad U, però aveva ancora una certa attenzione. E lui mi disse: "Ah, è importante, senti, o lo mandiamo a Stato e Mercato, che è una rivista sociologia e scienza politica di serie A, o Quaderni Piacentini". Per me era una non domanda, Quaderni Piacentini. Cioè, Quaderni Piacentini era la rivista di serie A. C'è stata una inversione a U anche per quanto riguarda il principe. Non c'è stata più, come dire, anche solo riconoscibilità sociale. Non sto parlando di soldi. È cambiato ovviamente lo stesso sindacato, non c'è stata solo la sconfitta. Vi faccio un esempio biografico, ma che è nel mio libro su Napoleoni e fu ricordato anche da Giorgio Rodano in una bella recensione del mio libro. Io e Giorgio Rodano lo pensiamo molto diversamente, per cui ho apprezzato molto questo fatto che lui abbia detto: "Questo libro è un libro in cui si capisce cosa pensa lui, cosa pensava Napoleoni, la loro distinzione, la differenza, ed è anche illuminante". Io racconto un episodio, era fine settembre, credo, del 1980. Claudio Napoleoni era in un periodo in cui lui scriveva sulla Repubblica, da anni, articoli che erano fondati sostanzialmente sulla tesi che esistendo uno stallo tra le classi sociali, non era vero, il capitale stava vincendo alla grande, bisognava fare un patto
sostanzialmente tra produttori per ritrovare degli spazi a spese della rendita. Nel frattempo faceva anche fini saggi più di natura filosofica ormai su Marx. A Milano c'era un convegno del Manifesto sul lavoro, dove anche credo lui sia andato, anzi sicuramente è andato, e c'era la presentazione di un numero dei quaderni della rivista trimestrale. La rivista trimestrale era la rivista dei cattocomunisti, negli anni 60 Napoleoni era l'economista della rivista trimestrale, i quaderni non sono più la stessa cosa, Napoleoni se n'era andato, era diventato radicalmente marziano in quel periodo. I quaderni della rivista trimestrale proponevano una riforma del consumo sociale come via d'uscita dalla crisi. Napoleone avrebbe potuto intervenire sui temi di quel quaderno e l'ha fatto in alcuni testi scritti. Non era fine settembre dell'80, ho detto una fesseria, era fine ottobre dell'80 e non poteva che essere fine ottobre, penso, dell'80. Sapete che c'erano stati 35 giorni alla Fiat, che erano finiti male. Napoleoni, nel pubblico, era una saletta piccola, la Fondazione Feltrinelli, c'erano tutti i giovani economisti radicali che da sinistra lo avevano criticato per 20 anni. Lui ha fatto un discorso che forse qualcuno potrebbe definire delirante, perché lui ha detto, guardate, io sono andato a vedere la marcia dei cosiddetti 40.000, che non erano 40.000. Sono andato alle porte della Fiat. Allora, i 40.000 erano rotelle di un meccanismo al servizio della Fiat. Gli operai davanti alla Fiat non volevano salvare la Fiat, volevano distruggere la Fiat. Si ferma e dice, e avevano ragione. Cioè lui ha fatto un discorso iper radicale, riponendo la questione di una rottura prima o poi. Io ovviamente gli feci una domanda che sostanzialmente nella memoria di Giorgio Rodaro, come la raccontò, era, ma non c'è forse una schizofrenia tra i due Napoleoni, quello degli articoli e quello di qui? Il professore con cui io lavoravo, Piero Ferri, nell'interruzione chiese a Napoleoni, ma rispondi a Riccardo? Lui disse, no, ma mi rispose. E mi rispose dicendo, sì, è vero, c'è una contraddizione, non credo sia nella mia testa, credo sia nelle cose. Nella traduzione di Giorgio Rodano è il verso di Catullo, odi et amo, non so perché lo faccio, ma lo faccio. Allora, questo per dirvi che io sto parlando della fine 80, lo spostamento della professione degli economisti era già largamente in atto. Visto che come Josef, io amo fare i cognomi, la mia battuta è non faccio i nomi ma faccio i cognomi, io credo che il riferimento fosse a Mario Draghi, no? Cioè Federico Caffè è stato il professore di Mario Draghi, Mario Draghi ha fatto la tesi con Caffè. Nella cerimonia in onore di Caffè, a 20 anni dalla scomparsa, lui ha fatto un intervento in cui ha ricordato la sua tesi. La sua tesi era sull'unione monetaria in Europa ed era una tesi critica. E lui si è interrotto e ha detto, vedete come la vita cambia le persone. Allora, io so che vivo in una società di classe, non ho mai pensato, tra l'altro, che si esaurisca nell'arco della mia vita. Non sono un sessantottino, i sessantottini sono stati folgorati dal fatto di essere nel momento alto dell'onda e hanno sempre cercato di ripeterlo. No, io sto dentro una storia che è molto più lunga prima e dopo e potrebbe assolutamente finire malissimo. Non mi stupisco di questi cambiamenti. Non c'è più il principe, si è sconfitti, ma io Draghi non lo misuro
su queste cose. Io ho il massimo rispetto di Mario Draghi. Io, da Claudio Napoleoni e da Augusto Graziani, ho imparato il massimo rispetto della teoria neoclassica e, nel caso specifico, il massimo rispetto di quelli che definirei i nemici di classe. Io vorrei che a sinistra si ragionasse con la stessa lucidità di Mario Draghi e si guardasse le cose che scrive. Cioè, quando lui ha cambiato la politica economica in Europa nel 2012 in forza di una invenzione verbale, perché se quell'invenzione verbale fosse stata messa alla prova ci sarebbe stato un fallimento, io mi sono letto le cose che lui andava a dire. E c'è un discorso storico sul cambiamento del capitalismo, sulle possibilità di un cambiamento democratico in quei limiti. Non sto dicendo che lo condivido, un discorso in cui lui si pone il problema che l'Europa e l'euro, così come sono, non stanno in piedi, l'euro è un calabrone, io lo voglio mettere in piedi e devo riunificare, lo dico nel mio linguaggio, i diversi confliggenti capitali dentro un qualche cuore europeo. C'è un metodo marxista in tutto ciò, che non c'è dall'altra parte. E allora sì, il capitale umano degli economisti è andato male, ma io sono per stare molto attento a quello che dicono, e da questo punto di vista con grande rispetto. Noi loro stanno dall'altra parte, ci sono nemici di classe e nemici di classe, ci sono gli economisti politici. Le alleanze esterne, sono d'accordo che ci debbano essere le alleanze esterne, non credo di averlo detto io persino, cioè io credo che una serie di discorsi sulla didattica, sulla ricerca, non dovrebbero essere alieni a dei neoclassici intelligenti. Se poi voi mi chiedete, in Italia li troviamo, non lo so, ma forse non perché non sono intelligenti, perché bisogna cominciare a studiare l'università e a vivere nell'università come un luogo di lavoro. Uno dei difetti di Rohrs è che si concentra sul problema ossessivamente della valutazione, ma il potere in università si gioca su tutt'altre dinamiche, e dentro l'università, così come è organizzata la gerarchia nella docenza, ma fuori dalla docenza, il lavoro garantito, il lavoro non garantito, ne fa un esempio paradigmatico di come è organizzato il lavoro oggi. Vogliamo ragionarci o meno? Io a Bergamo ci ho provato, è anche partita una ricerca sul lavoro all'università che è finita malissimo, perché l'attuale segretario della FLC a un certo punto ci ha mollato a metà. Ovviamente avevamo l'università contro, no? Però voglio dire, è una lotta quotidiana. La seconda questione, qui sarò telegrafico perché ho già parlato troppo. Le domande sono in realtà due. Se la scelta metodologica, se ho capito bene, non venga dalla scelta teorica, no? Io credo di aver detto prima che veramente non divido le due cose, cioè c'è stata una serie di interviste per una serie televisiva di Rai Education, no? Che si chiama La fabbrica degli spilli, e nacque con tutta una storia, loro facevano delle interviste praticamente di un'ora e a me la fecero su Mars, e c'era tutta una serie di domande, io mi dovevo inventare 8 domande, credo, però la prima dovevo esporre la vita, la seconda il metodo. Io ho detto no, il metodo lo metto alla fine, perché proprio inverto, cioè il metodo è legato all'oggetto che io mi costruisco, quindi il metodo in forma compiuta c'è quando io ho già messo in piedi in qualche misura la teoria. E questa era la penultima domanda. L'ultima domanda era un tentativo di attualizzazione, cioè che cosa c'è di attuale e non attuale. Sui metodi quantitativi, io di nuovo capisco e solidarizzo con la domanda, la lamentela per i neoclassici, che secondo me spesso questa roba dei metodi quantitativi la utilizzano anche a fini disciplinari. Ma guardate che all'interno dell'approccio neoclassico
La possibilità di analisi qualitative è enorme, con una capacità di appeal per la loro concretezza incredibile, perché loro parlano di tutto. È sensato che il carcere sia fatto così, che io mi sposi e faccia due figli o faccia un figlio. Lo posso fare evidentemente in modo quantitativo, ma lo posso fare anche in modo qualitativo. Nel 2004 Panizza, un docente di Torino, mi chiese di fare una cosa sulla teoria economica oggi. E io ho intitolato Dilemmi e prospettive alla fine. Perché? Perché Panizza, la prima versione, voleva che io gli dicessi qualcosa sulle prospettive della teoria economica. E io, come un altro, ho paura a parlare della cucina dell'avvenire, ma quello che mi è parso di dire è che in realtà l'economia cosiddetta mainstream, che per me è più quella imperfezionista che quella, stava cambiando radicalmente, e lo stesso riferimento all'equilibrio economico generale si indebolisce, eccetera. La via del futuro è economia sperimentale, economia comportamentale, anche psicologia economica. È un misto di quantitativo e qualitativo. Sul libro io purtroppo uno solo mi viene difficile, però sulla mia pagina Facebook, per chi lo chiede glielo mando, mi è capitato per caso la bibliografia che io avevo fatto per un breve corso di storia del pensiero economico a Città del Messico, e lì individuo una serie di testi, perché i libri buoni sarebbero tantissimi. Allora, io dal mio punto di vista vi dico che ovviamente per me hanno contato molto i libri di Napoleoni, cioè Smith, Ricardo, Marx, Valore e Il pensiero economico del Novecento. Io li uso parti nei corsi, ci sono delle parti che non mi piacciono, però sono sempre una buona lettura. Una ottima lettura di storia del pensiero economico sono i manuali di Augusto Graziani di prezzi e distribuzione, non lo chiama microeconomia, e poi macroeconomia, dal 1976 la terza edizione di prezzi e distribuzione, dal 1981 macroeconomia. Quei testi di fatto sono organizzati in modo storico, è lo stesso stile che vi dico io, hanno delle note finali bibliografiche molto lunghe, quelle che sono dei percorsi bibliografici, quindi da questo punto di vista è molto utile. Diciamo che a me piacciono però in generale i libri un po' come li scriveva Napoleoni, brevi, molto focalizzati. Allora vi consiglio, se sapete l'inglese, però dovete passare da me, temo, per avere il PDF, non so se si trovi in giro, c'è un libro di Edward Heyman, che era un socialista che sapeva molto di marxismo, però sapevano anche di teoria austriaca e così via, della cosiddetta scuola di Kiel. Lui è stato collega del più importante teorico della scuola di Kiel, che era Adolf Loewe. Edward Heyman viene di lì. Lui nel 1945 ha fatto un libro che credo si chiami History of Economic Doctrines, che non sono più di 200 pagine, che è un libro in cui la storia è molto orientata. Un libro fatto bene, io lo adotto per i non frequentanti, adesso lo uso anche per i frequentanti perché c'è la versione breve, è quello di Alessandro Roncaglia, La ricchezza delle idee, e la versione corta è Breve storia del pensiero economico. Non è un testo facile, non sono sempre d'accordo, ha dei capitoli fatti molto bene. Se voi volete avere un'idea di Keynes, che non sia quella che vi danno in genere anche gli eterodossi, quel capitolo è fatto bene, ovviamente meglio nella versione lunga. Sraffa è fatto molto bene, Adam Smith è fatto molto bene, i tre autori su cui lui... Si potrebbe continuare, ma questo è l'essenziale. Sì.